Ciao Checco, senti, ma della cucina di Moreno che non ti piace? Direi che non mi piace niente di quello che fa Moreno, ma non per la cucina è buona, di quello che fa lui non mi piace, perché, dai scherzo, Moreno rappresenta la cucina, perché condividiamo tutto insieme, molte cose le condividiamo, e vi dirò una cosa in anteprima che non lo sa neanche lui. Ci riprende tutti e due per favore. Stiamo a sentire, io e te, guardami bene, non ti do nulla. Quando siamo soli, bisogna trovarsi insieme. Sì, tanto. E si deve rifare un tipo, va rifatta, un tipo di trippa nuovo, tutta diversa dalla trippa alla fiorentina, però va fatta bene, non si deve far bischierare, se no è meglio non fare niente, secondo me. Io ho già una mezza idea. E anch'io sono una mezza convinto idea. Che si litiga un'ora e poi ci si trova d'accordo. Allora si litiga sempre, tutte le volte il nostro modo di andare avanti è quello, si mette in discussione sempre tutto, però Moreno, che ne però pensi? Però apprezziamo il lavoro ognuno dell'altro. E certo, però un'idea nuova, per fare la trippa completamente diversa e deve essere, ma non buona, deve far suonare le campanelline. Allora c'è il concorso della trippa, ma domani o dopo domani? A parte il concorso, fa volte l'abbia bella vinto io, perché la fa meglio penso che difficilmente tu vincerai, lo sai chi c'è in giuria? Chi c'è in giuria? Io. Allora basta, allora non la presento neanche perché mi sono già rovinato. Io sono uno dei giurati, davvero. Però tu mi puoi corrompere. No, ti rompo nulla, il merito deve essere naturale. Però bisogna rivisitare questa trippa, bisogna inventare qualcosa veramente di nuovo. Senti, ma a parte la trippa, ma questo spirito bello che sembra essere una festa di ristoratori di Toscana. Abbiamo creato un bel... E si ride e si scherza l'un con gli altri invece che guardarsi storto e rovare. Sta arrivando la gente ora, è un po' prestino, sono le 7:30, prima delle 8:30 di 9 non arriva gente. Primo giorno. Sì. Però nelle prossime serate c'è... Ci sarà da fare le aggomitate. Aggomitate come gli altri anni, che si era portato fino a circa 500 sedie, e io vedo c'è anche un fotografo molto in gamba, ci sta, scusa per il disturbo, ci sta facendo una bella foto, questa è storica, lo sai che è roba da storia questa qui. Allora dicevo che è bello, stasera sarà più bello che mai, nelle prossime serate sarà più bello, perché fra musica, sarà canti, bello il gran finale, che è riservato solo per noi. Il gran finale, poi faremo un gran finale. Sera, che dopo mezzanotte non ci si mette a tavola tutti insieme. Non lo sanno neanche noi. Si dà un'anteprima, non lo sa nessuno. Senti, visto che accanto abbiamo un esperto, quest'anno debutta anche il tartufo alla Toscana in bocca. Sì, questi sono i signori del tartufo, da dove proprio loro sono nell'incrocio, fa Toscana, Umbria e Lazio, vero? Proprio nell'incrocio. Però i tartufi li hanno raccolti proprio nel pezzettino che è in Toscana. Sì, certo, è Toscana a bocca, certo, però un chilometro lì. Ma a parte il dire... Anzi, quelli che gli venivano nella proda in Umbra li buttavano via. Sì, buonanotte, selezionati solamente quelli... Però i tartufi in questo momento devi sapere che non c'è la raccolta del tartufo, no, in Toscana non c'è la raccolta del tartufo. No, neanche da noi. Ma fuori Toscana c'è però la raccolta, dove inizia? In Umbria no. Domani apre giù, inizia fra poco. Puglia, la ricerca del... E chi ci dice, perché io conosco molto bene il fratello di questo signore, che vi si è raccomandato. Il Jimmy è una testa matta. Bravo. Questo è buono andare in Sicilia a partire stanotte, arrivando mattina con 20 kg di tartufi, e tutto può arrivare con Jimmy domani, vero? Ecco, volevo fare una domanda invece a Moreno. Dimmi. Ci sono 80 piatti quest'anno. Sì. C'è uno chef, insomma, il termine mi sembra eccessivo. Siamo che ha preparato il pollo tartufato. Sì. Ma secondo te ti sembra una grande idea, una bella riuscita? Ma ti dirò che ognuno cucina quello che ha nelle proprie corde. Se Checco lo fa vuol dire che si sente di farlo bene e rispecchia la sua cucina. Ovviamente quello che faccio io lui non lo farebbe mai, e quello che fa lui non farebbe mai io. Però è proprio bello è questo. Una sera va a cena a Checco e mangia il pollo tartufato, una sera viene a me e ecco, t'offro una cena. Tanto se tu faresti la cena tu me la pagheresti lo stesso, a me lo fa bene. T'offro una cena. Dopo detto questo, Moreno, ce l'ho offerta, va bene? Senti, ma se gli dovessi fare un regalo... Sai che te non credo tu abbia mai pagato da me, io non ho mai pagato da te, per cui un motivo c'è, no? Che piatto del tuo menù regaleresti a Checco e gli insegneresti? Senza ombra di dubbio la trippa. E io li regalerei a lui il mio baccalà alla livornese, fatto un umido talmente buono che quando uno lo finisce gli ultimi pezzettini del baccalà e tu rallenti a mangiarli, quella polendina morbida, se tu rallenti per finirla. Ti duri di più, capito? È bello. Lui non è un cuoco, è un poeta, cioè uno che con le parole si invece dice abbindola le parole, per come fa poi dopo? Abbindolare nel senso buono. Abbindolare nel senso buono. Era un complimento, tu lo sai. Grazie. Però per me la cucina è poesia, è pittura, è arte, è inutile fate a mangiare senza soddisfazione che il gusto c'è. Se si fa un ovo al tegamino in un bel padellino di rame,
ci si mette un po' di burro buono o un po' d'olio, questo un po' d'olio extravergine d'oliva toscana è molto meglio. Tu spacchi un bel uovo buono, perché c'è l'uovo buono e quello poco buono. Tutto lo cuoci da te solo, come ti pare a te, almeno tutti contenti, è vero? Croccante, un po' strapazzato, come ti pare. Cosa c'è di più bello di roba al tegamino fatto in casa? Allora, se è vero. Se c'è un buon tartufo, tu ce lo metti sempre. Ecco, bravo, la cosa più bella è quella. Un bel tartufo bianco. Con l'uovo, un bel tartufo, ma con nero buono, la morte sua. Anche un bel tartufo bianco di quelli mi portano questi tartufai che sono la fine del mondo, veramente. Elevati sempre in Toscana. Certo, elevati in Toscana, sì. La proda della Toscana. Sì. Niente, quindi non resta altro che venire alla Toscana in bocca, oppure nei locali di questi signori, alla catena, sulla sala. Ora la Toscana in bocca, e poi frequentate i locali pistoiesi e andate in quello che vi garba di più. Punto e basta. Ci avete anche da scegliere bene, credo che si dovremmo, c'è tanta bella roba. Ecco, perché poi dovremmo parlare anche del livello di quest'anno, perché c'è diversi ristoranti, non lo so, avremo da parlarne nei prossimi giorni. Sì, nei prossimi giorni se ne vedranno delle belle. Ciao, ciao ragazzacci, ciao. Ciao. Ciao.